Ecco, parte. Muoviti ad agio, mamma. Dopo un altro numero molto ricco di tempo reale, Monica. Allora dai, facciamolo e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a domani mattina a partire dalle 10. Monica, trascorrete un bel pomeriggio, pochissimo, e beh, arriveranno naturalmente da Ganesi e Stefano Bragatto, prima ancora per Ore News, con Daniela Duccoli, a domani. A RMC in tempo reale, Is e Ambi, insieme per la salute del tuo cane e del tuo gatto. È già quasi passato un minuto. Pubblicità. Mi hai ripreso dietro qua? Sì. Quanto deposito ti dà un doppio vantaggio? 2,50% sulle somme depositate per l'anno e in più gli interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 marzo 2011. Fogli informativi in filiale all'848-44448. Che banca conto lì? Che banca? La banca per tutti nel gruppo Mediobanca. Guarda che la giro. Buongiorno, ignora l'ultimatum dei ribelli, ma forse in fuga Gheddafi, tre gli aerei presidenziali decollati da Tripoli, uno atterrato al Cairo, gli altri per la Vienna, ma non si sa se a bordo sia a bordo di un'intervista. Intanto torna a minacciare l'Occidente, domani vertice della NATO, al Quirinale invece in questi minuti il capo dello Stato presiede il Consiglio Supremo della Difesa, Fabrizio Attilia. Cominciamo da questi tre aerei decollati dalla capitale libica, che cosa si sa di più? L'unica cosa certa finora è che uno dei tre aerei è già atterrato al Cairo e a bordo non c'era il colonnello ma il suo mistero. Gli altri due sono ancora in volo, diretti come dicevi una piena l'altra terra, probabilmente nessuno è in grado di dire chi ci sia a bordo. Possibile che Gheddafi, dopo le sue ultime minacce, ricordiamoci, pronti a prendere le armi nel caso l'Occidente dovesse varare a non è troppo scura. Tutta la regione piomberà nel caos. Voglio provare una basta mamma.